Oggi voglio parlare di uno stesso argomento che interessa molto in giro, cioè un modo per aumentare i propri follower Instagram, da dove si parte, cosa è meglio fare, cosa è meglio non fare. Quello che ti spiego oggi rappresenta il punto di partenza, la cosa numero uno che dovresti fare se vuoi creare un profilo un po' più corposo a livello di follower, ma soprattutto cominciare a richiedere collaborazioni con i brand e cominciare a lavorare come influencer. Per aumentare i tuoi follower e quindi per cominciare a richiedere collaborazioni con i brand, la prima cosa importante da fare è strutturare bene il tuo account, cioè stai decollando un aereo, sono venuta qui in un posto dietro l'aeroporto di Milano che in pratica era un vecchio una vecchia piattaforma di atterraggio per gli aerei della Seconda Guerra Mondiale, roba del genere, e sono venuta qui a registrare. Ogni tanto c'è qualche piccolo inconveniente, aerei che decollano perché siamo vicini all'aeroporto. Comunque, la cosa importantissima prima ancora di iniziare a pubblicare foto, prima ancora di buttarti a scrivere la tua biografia, la formica gigante, è trovare la tua nicchia. Ora ti spiegherò un metodo in 5 passi per aiutarti appunto a trovare la tua nicchia su Instagram e cominciare a far aumentare i tuoi follower. La prima cosa che ti consiglio di fare è una lista di tutti gli argomenti o comunque di tutte le cose che ti piacciono fare nella tua vita, molto molto generico. Devi provare a scrivere se ti piace viaggiare, se ti piace andare in barca a vela, o piuttosto che sport ti piace, o cosa ti piace leggere, se ti piacciono dei libri in particolare. Una lista molto 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 completa di tutto ciò che potrebbe appassionarti o che comunque di cui ti piacerebbe scrivere e parlare alle altre persone. Ovviamente deve essere qualcosa che ti appassiona particolarmente, di cui conosci abbastanza o di cui vorresti informarti abbastanza, perché non è detto che devi partire per forza da qualcosa che conosci bene, ma come si dice, le cose si imparano facendo, quindi puoi iniziare anche da qualcosa su cui vorresti approfondire ma che non hai mai avuto il tempo di fare, quindi usare Instagram un po' come un modo per approfondire e condividere con gli altri un argomento che ti ha sempre appassionato. Butta giù questa lista e comincia a capire quali sono le cose di cui potresti parlare, quali su quali ti senti un po' più ferrato. Secondo passo, fare una ricerca su Instagram o anche su internet per cercare di capire quali tra questi argomenti sono più trattati, se ci sono altri account che parlano della stessa cosa e soprattutto quanti ce ne sono, perché la cosa importante da fare è andare a lavorare su nicchie di mercato che siano quanto più piccole possibile, in modo che hai maggior probabilità di successo. Una volta individuato l'argomento di cui vorresti parlare, puoi metterle anche in ordine di grandezza. Per esempio, se ti piace parlare di travel, fashion e food, potresti fare una ricerca e capire quali sono gli argomenti di cui si parla di più e quali si parla di meno. In questo caso sono tutti e tre super super saturi e super 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 concorrenziali, però potresti mettere per esempio travel per primo, perché la cosa più semplice da fare è condividere foto dei propri viaggi e quindi la gente tende molto a farlo. Poi magari potresti mettere fashion, perché devi ampliare un po' il tuo guardaroba per fare foto di fashion, mentre per il travel puoi anche prendere un pullman, andare alla cittadina vicino e fare un po' di foto, mentre al terzo posto potresti mettere food, perché fatto una ricerca ti sei reso conto che le cose vanno in questo modo. Il mio consiglio ovviamente è quello di fare una lista che tenga in considerazione non solo la concorrenza ma anche quello che davvero ti piace, perché avere successo su Instagram, avere successo sui blog significa essere molto 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 costante nella pubblicazione dei contenuti, e se non è qualcosa che davvero ti appassiona, tempo, un mesetto ma anche qualche settimana, e ti scoccerai e smetterai di pubblicare, quindi addio sogno di Instagram. Terzo passo è quello di trovare una sottocategoria della categoria numero uno che hai messo nella lista, quindi se hai fatto bene tutti i passi che abbiamo visto finora, al primo posto della tua lista ci dovrebbe essere una macro categoria, un big argomento di cui ti piacerebbe parlare, che ti appassiona tanto e che è quello meno concorrenziale tra tutti quelli che avevi individuato come le tue passioni o le cose di cui ti piaceva parlare. A questo punto devi trovare una sottocategoria, cioè devi specializzarti in qualcosa in modo da essere unico in quello che parli. Non dico unico perché adesso è un po' più difficile, ma quasi. Prendiamo sempre la nicchia del travel, big nicchia, è quasi un argomento gigantesco. Potresti pensare di parlare ad esempio non di travel generico, ma di viaggi in Vietnam, per esempio, se sei appassionato del Vietnam, o di viaggi con zaino e spalla, o di viaggi naturalistici. Devi trovare qualcosa che veramente va sempre più nello specifico e deve essere sempre meno concorrenziale, e non solo, devi trovare anche un tuo modo personale di parlare e di mostrare al mondo il tuo modo di, in questo caso, viaggiare, ma potrebbe essere anche il tuo modo di fare un determinato sport o
tuo modo di vivere quella determinata attività o quella determinata cosa di cui tu stai andando a parlare. Parta, ed è anche la più difficile, buttati. Semplicemente, una volta che hai trovato un argomento che ti appassiona, un argomento di cui si parla poco e un argomento di cui vorresti parlare o che vorresti approfondire, perché ti ho detto che non è detto che devi partire per forza da qualcosa che conosci al 100% o sei un esperto. A questo punto devi semplicemente iniziare ad aprire il tuo account, scrivere la tua descrizione, spiegare alle tue persone che cosa vuoi offrire loro e cominciare a pubblicare soprattutto foto costantemente per cominciare a far crescere il tuo account. 5. Passo molto importante: una volta che hai avviato il tuo piccolo account, che hai cominciato a pubblicare contenuti ma non stai avendo risultati, devi farti due domande. 1. Alle persone interessa? E 2. Forse ci sono troppe persone che parlano di questo argomento? In entrambi i casi dovresti prendere in considerazione l'idea di abbandonare quella nicchia e passare alla successiva. Ecco perché all'inizio ti ho fatto fare una lista delle cose che ti piacciono, perché la prima cosa che provi potrebbe non funzionare al 100% e quindi dovresti poter cambiare la tua rotta. Mi raccomando, sul passo numero 5 sii molto attento, perché alcune persone semplicemente lasciano la propria nicchia o cambiano continuamente argomento di cui parlare soltanto perché sono pigre, non vedono risultati e pensano che sia l'argomento ad essere sbagliato. Cerca comunque di pubblicare con costanza, di creare un tuo stile, di studiare anche su quell'argomento e di proporre contenuti che siano unici. Il passo 5 va preso con molta attenzione, perché non deve essere confuso con pigrizia. Quando hai trovato il tuo argomento, mi raccomando, devi cercare di rimanere quanto più coerente possibile con quell'argomento, ma soprattutto di andare a fondo, perché i veri risultati si vedono almeno dopo 6 mesi, sia come aumento di follower, sia come engagement, quindi interazione con i tuoi post, ma sia soprattutto con la creazione di una community intorno al tuo profilo che riunisca persone veramente interessate all'argomento. Mi raccomando, super consistenza, super costanza nella pubblicazione dei contenuti e soprattutto nella creazione di valore e di una tua identità che sia unica agli occhi delle persone. Se hai già creato un profilo Instagram e vorresti consigli sulla tua nicchia, se va bene, se non va bene, puoi scrivere nei commenti anche come confronto, insomma, in modo che altre persone possano vedere che cosa hai scelto, che cosa ti ha appassionato, di cosa parli. Io ti saluto, ci vediamo alla prossima. Non scordare di iscriverti al canale o di seguirmi su Instagram qui sotto. E niente, ciao!